Ciao Nicola, allora, Dust in the Wind dei Kansas. Allora, ti devo confessare che questa canzone è bellissima, io non l'ho mai studiata. La conosco perfettamente, ma non l'ho mai studiata, non so il motivo. Ed è per questo che adesso la studiamo assieme. Questo è anche un modo per mettere a nudo, musicalmente parlando, il mio modo di fare. Praticamente ho scaricato lo spartito, non so se riesci a vederlo. Che c'è sia la notazione tradizionale, la partitura, che la tablatura, in modo che anche per chi non legge le note è tutto più chiaro. Allora, praticamente, io come procedo? Innanzitutto vedo la tonalità, in questo caso è Do maggiore, poi vedo la ritmica, che in questo caso è. Ed è sempre la stessa perché. Sempre la stessa per tutto il brano, infatti anche scorrendolo è sempre la stessa. Quindi prendiamo confidenza con questa ritmica, facciamo dei piccoli esercizietti così che ci aiuteranno a suonarla per intero. Allora abbiamo. Guarda cosa faccio. Innanzitutto suono solo con queste tre dita. O poi praticamente alla Travis Picking, no? Quello che è il fingerstyle, la base del fingerstyle. Non utilizzo l'anulare, così che è più semplice. Potremmo farla anche con l'anulare. Vedi? Ma invece utilizzo solo queste qua. Guarda, mi tiro proprio indietro l'anulare. Ok, vediamola al rallentatore. Allora, pollice e medio assieme. Ok, vediamola ancora meglio. Scusa. Ovviamente poi la velocizziamo. Ok? E in questo modo. Lenta. Perfetto, quando avrai preso confidenza con questa ritmica, allora sarai pronto per iniziare a studiare questo brano. Ma finché non ti verrà fluida questa ritmica qui, non lo puoi studiare. Chiaro? Perfetto. Lo suoniamo, lo studiamo assieme quattro battute alla volta. Nel PDF che ti darò. Ogni rigo è praticamente una battuta, quindi quattro righi, va bene? Magari ogni tanto ti dico anche che numero di battuta siamo, così che magari sarà sicuramente un video lungo, così magari a un certo punto quando ti sarai forse perso, io ti do indicazione e tu riuscirai a trovare la strada. Allora vediamo le prime quattro battute, le leggo assieme a te. Ok, ho letto i primi quattro righi. La ritmica è sempre la stessa, cambia soltanto l'accordo che fa Do maggiore con la settima aumentata, con la nona e ritorno a Do maggiore. La sus seconda, cioè non si sa né se è minore o se è maggiore, ma sarebbe stato minore, con la quarta e un La minore. Ok? Allora le ripeto. Perfetto, una volta che le hai o le abbiamo imparate bene, possiamo velocizzarle e farle magari. Ok,
Andiamo avanti. Facciamo dalla 5 alla 8. Quindi abbiamo di nuovo. L'unico passaggio un po' differente. Abbiamo sempre le stesse note, la stessa ritmica, la stessa diteggiatura, quindi è semplicissimo. Sto facendo dalla 5. L'unica differenza l'abbiamo sul quarto movimento dell'ottava, che abbiamo la Do e Si Re. Va bene, e questo era praticamente l'intro di 8 battute. Altre 4 battute, siamo nella prima strofa, ma si ripete. Ah no, no, è diverso. Ok, la ritmica è sempre uguale, gli accordi quasi, cambia soltanto il secondo della prima battuta e la diteggiatura della mano destra è sempre la stessa. A battuta 11, praticamente vedi, a un certo punto fa fa la do, io metto questo mezzo barré e poi fa il legato, quindi ti risuono lentamente la battuta 11. Ok? Siamo alla 12, passiamo alla 13, altre 4, dopodiché è finita la prima strofa, arriva il primo chorus. Tutto uguale. Ok? Tutto uguale, cambia soltanto l'ultima battuta, la 16, prima del ritornello, siamo, fa. Prima c'era, invece adesso c'è. Anche qua questo legato, come prima era, adesso c'è. Va bene? Ok, vado avanti velocemente perché è tutto uguale, molto molto semplice. Finalmente abbiamo il chorus, il ritornello, abbiamo Fa diesis, ok? Fa diesis, Re e La. Vedi? Fa diesis, Re e La sulla terza corda. Questo molti, soprattutto quelli del finger pick, finger style, lo utilizzano così. Io che vengo dalla chitarra classica, onestamente non gradisco tanto questa posizione. Preferisco suonarla in questo modo. Molti forse farebbero tipo quella cosa. Invece io faccio sempre. È perfettamente la stessa cosa. Allora, battuta 17. Adesso te le spiego. Ok, le prime 4 battute del ritornello, e mi sa che è anche finito il ritornello. Facilissimo. Allora, abbiamo questo rivolto di Re maggiore. Vedi, ogni tanto fa, come prima era, poi era, non ricordo bene, adesso è.
ogni tanto fa questi legati. Ma è semplicissimo, te lo ripeto. Sopbattuta 17. Qui praticamente La minore e La minore col basso Sol a battuta 18, battuta 19, ripete praticamente. Ok, solo la battuta 20 ha qualcosa di leggermente diverso, vedi che c'è un legato, vuole questo. Va bene, te la ripeto velocemente, è tutto uguale, quindi ti rimando al discorso fatto all'inizio del video. Impara bene, anzi no, benissimo la ritmica, perché così lo troverai tutto semplice. Una volta che hai individuato le note, ma c'è la tablatura che ti aiuta, quindi è semplicissimo. Se non sai suonare in modo fluido la ritmica, avrai problemi, ok, a fare questo brano. Quindi ti raccomando. Scusa. Questo è il ritornello. Seconda strofa, che già ad occhio è uguale alla prima. Ok, siamo a battuta 24, abbiamo fatto dalla 21 alla 24. Vado un po' più velocemente perché si ripete, è la stessa cosa. Dalla 25, 25, 28. Perfettamente uguale alla prima strofa. Andiamo avanti, viene il secondo chorus, secondo ritornello, che penso sia uguale a prima. Ok, il secondo ritornello invece nella sua quarta battuta, quindi a battuta 32, cambia, non è come prima, ma fa... Ok, allora adesso vediamo questo piccolo special, lo leggo, sono a battuta 32. Ok, perfetto. Quindi queste ultime quattro battute del secondo ritornello, ok, sono diverse dal primo, te le risuono, sono a battuta 32, anzi ti dirò di più, torno indietro e parto dal secondo ritornello, cioè battuta 29. Fin qua tutto uguale, adesso inizia quella parte diversa di quattro battute. Ok, te la suono lentamente. Battuta 32. Fatto da 32 a 35. Non mi soffermo tanto sulle note e le posizioni perché c'è la tablatura, quindi non hai problemi ad individuare le note. Per esempio qua suona La e Do, che sono le stesse di qui. Non sto a spiegarti perché le sono qui, perché c'è scritto la tablatura, la sto leggendo, ok? Allora ripeto di nuovo da 32 a 35.
Anche sulla diteggiatura di questa mano non mi soffermo, apposta sto facendo questo video così puoi vedere io come la faccio. Te la faccio a velocità. Andiamo avanti. Bridge. Questa è quella parte in cui c'è la solo degli archi, se non mi sbaglio, che fanno quelle frasette bellissime di incastro. Allora. Ok, sarebbero praticamente le quattro battute che abbiamo appena suonato. È sempre la stessa cosa, sono a battuta 39. Vado avanti, non le ripeto perché è uguale, battuta 40. Sempre uguale. Sono a battuta 43, tutto uguale, non mi soffermo. Battuta 44. Ah, battuta 44 invece ritorna. La strofa. Sono a battuta 47, faccio la 48. Praticamente è la strofa, è tutto uguale, quindi non mi soffermo proprio. Sono a battuta 51, andiamo alla 52 che mi dice verso 3, la terza strofa. Niente che non ci siamo già detti. Sono a battuta 55, vado alla 56. Niente che non ci siamo già detti di nuovo. Il chorus, sono a battuta 60 adesso. Tutto uguale, sono a 63, vado alla 64. Ok, sono alla 66, stavo iniziando la 67, dove praticamente inizia l'outro, cioè praticamente la parte finale. Ok, 66. Ok, questa è la parte della canzone che va a sfumare, in fade out si dice. Infatti è sempre uguale. Ok, battuta 78 finisce. Quindi, allora, Nicola, praticamente da battuta 66 in poi c'è la parte finale dell'ultimo ritornello che porta poi al fade out, quindi a sfumare. Quindi, te lo faccio, cerco di fare a velocità. Thank you.
tutto uguale. Tutto uguale. Ok, allora ho fatto un video lunghissimo, ma era necessario. L'abbiamo studiato assieme praticamente, anche io ci ho dato un'occhiata prima, ma tutto sommato è questo. Ti ripeto, metto questo PDF nella sezione file del gruppo. Vedi a sinistra c'è discussione, informazioni, membri, altre foto, video forse, e a un certo punto c'è file, ok? Spero di esserti stato utile. Posto un video quando l'avrai studiata, anche soltanto di alcuni spezzoni per farmi vedere i progressi, e così che ci possiamo confrontare. Nel frattempo la studio anche io. Ciao, buon lavoro.